Nel nostro approfondimento di oggi ospitiamo il dottor Donato Valenti che da pochi giorni è andato in pensione lasciando il suo incarico di direttore delle cure palliative di ASST Valtellina Altolario di cui è stato il promotore e fondatore all'inizio degli anni 2000. 40 anni di carriera all'interno della realtà sanitaria e ospedaliera della nostra provincia. Benvenuto dottor Valenti. Grazie, grazie. Prima come anestesista e rianimatore per i primi vent'anni e poi eh, l'introduzione della terapia del dolore, delle cure palliative nel nostro territorio. Sì esatto e probabilmente c'è stata anche un po' di... di, di... all'inizio della mia carriera se penso che la tesi di laurea che ho fatto l'ho fatta sul eh, trattamento delle arteriopatie e degli arti inferiori, il sintomo principale era già il dolore, avevo già un po' un'impostazione, però comunque... Ho fatto appunto per 20 anni, 22 per la precisione, l'anestesista all'ospedale di Sondrio. Poi le cose sono andate un po' casualmente, un po' perché era proprio il momento anche a livello nazionale dell'inizio di questo percorso, di questa avventura, diciamo così, delle cure palliative. Per cui nel 2000 ho fatto questa scelta perché mi è stato chiesto di andare all'ospedale di Sondalo dove il direttore generale di allora aveva intenzione di aprire un hospice. Ecco, era uscita da poco una legge a livello nazionale che finanziava la costituzione di queste strutture per i malati terminali e mentre a Sondrio sembrava che non si volesse fare nulla, a Sondalo erano due aziende, chi si ricorda sa che erano due aziende separate, a Sondalo il direttore generale aveva, ha voluto fare questa richiesta di finanziamento apposito per la costituzione di un hospice. A Sondalo non c'era un medico interessato particolarmente all'argomento, io lo ero già, avevo già fatto dei corsi all'Istituto dei Tumori di Milano proprio su questi argomenti, per cui sono andato volentieri. Ecco, Insomma. che importanza ha avuto la costituzione dell'hospice? Oggi c'è anche quello di Morbegno nel percorso di affiancamento, di cura dei pazienti affetti da malattie tumorali e terminali. Ma è fondamentale perché in Italia esisteva già in alcuni centri, soprattutto a Milano, ma anche in altri centri, e devo essere sincero, esisteva già anche a Sondrio in forma molto limitata l'assistenza domiciliare, fatta con altri criteri rispetto a quelli attuali. Però le cure palliative stentavano a partire. Ed è stato proprio per questo motivo che nel 1999 l'allora Ministro della Salute Rosy Bindi fece una legge con un finanziamento apposito per la Costituzione dell'Ospice. Si credeva, ma secondo me giustamente, che eh, il creare anche le, la struttura potesse mh, facilitare la crescita di questo movimento che anche a livello, anche, anche a livello internazionale... Si chiama alternativamente movimento hospice, movimento cure palliative, anche perché la nascita delle cure palliative viene proprio fatta cadere nel momento in cui a Londra è stato fondato il primo hospice, come struttura di ricovero per queste persone. E così è stato anche in Italia, dobbiamo essere sinceri. E io devo anche essere grato, adesso io sono per caso, sono stato io perché. In, in provincia ero quello che era interessato, ma anche a livello nazionale erano quelli gli anni. Eh, quando c'è stata l'inaugurazione dell'ospice di, di Sondalo nel 2001, io che, che, che dissi due parole dissi siamo il secondo ospice pubblico italiano, ospedaliero pubblico, perché c'erano già ospici ospedalieri, ma in ospedali privati c'erano ospice eh, esterni. Ma di ospedaliere aveva aperto veramente pochi mesi prima di noi l'ospedale di Bergamo e basta, e poi abbiamo aperto noi. Quindi siamo stati anche da questo punto di vista tra i primi. Ecco, dottore, dal 2001 a oggi non sono mancate naturalmente le fatiche, le difficoltà, che percorso? Sì, che strada è stata fatta? Ma la strada è stata abbastanza lineare, direi: e cioè abbiamo iniziato con cinque posti letto, perché l'allora direttore aveva delle idee un po'. Un po' troppo grandi voleva attirare ammalati da Milano, non aveva molto senso, il malato deve stare vicino al luogo di residenza anche se deve essere ricoverato. E proprio per questo motivo, che cinque anni dopo il direttore era ancora lo stesso, era diventato direttore dell'azienda di tutta la provincia nel 2005, si decise, e questo. La decisione partì stimolata anche da noi che già facevamo cure palliative, ma anche proprio dal direttore generale, dal direttore sanitario di allora, di aprire il secondo ospice a Morbegno. La logica diceva: dividiamo la provincia a metà, se la metà è Sondrio, e i due ospedali, quello di Sondalo e quello di Morbegno, hanno un senso come luogo abbastanza vicino alla residenza, d'altronde, più di così. Ecco non dottore, Lei è vicino all'associazione Chicana, allora le chiedo quanto è stato importante il rapporto con le associazioni e il rapporto con i pazienti e i loro familiari e il rapporto con i pazienti e con i familiari è fondamentale. Beh, ecco, io adesso sto parlando di me, ma ovviamente è giusto ricordare che questo tipo di lavoro è sempre un lavoro di equip. Non siamo mai soli, non è il singolo medico bravo che può fare. Bene, questo tipo di lavoro è il gruppo e il gruppo consiste nel medico certamente, negli infermieri che sono diventati ancora più importanti quando poi si è fatta l'assistenza domiciliare, lo psicologo ma anche le figure di supporto, tutti servono e servono anche i volontari. Questo è stato il motivo per cui appunto quando avevamo iniziato io e alcuni altri medici anestesisti, appunto prima del 2000, a cominciare a fare un po' di cure palliative a livello quasi volontaristico. Allora. Mi ricordo che andavamo a fare le visite domiciliari, magari dopo aver smontato la notte di, in rianimazione, eh, lo abbiamo sos, eh, spinto per la costituzione anche di un'associazione di volontariato. Allora era a Sondrio nel, nel, nel 1992, quindi tanti anni fa, l'associazione Chiccaraina, che poi ha avuto una storia un po' più sua particolare è andata avanti a fare solo l'assistenza domiciliare mentre a sondalo si è costituita poi proprio per creare il gruppo di volontari che lavorano all'interno degli hospice e ora adesso per sostenere anche l'assistenza domiciliare che fa il servizio ospedaliero eh, l'associazione siro mauro era stata l'occasione perché nel 2001 pochi mesi prima dell'apertura dell'ospice era morto il maestro siro mauro maestro di cori allora direttore del coro cai di sondrio ma fondatore molto conosciuto in valle per cui questo nome è stato anche importante per trainare persone ma è anche diciamo onestamente finanziamenti i cori i valtellinesi si sono dati da fare molto per noi allora e ancora adesso